Harry Potter non sarà più in Harry Potter. Ma cosa significa questo? Come ben tutti sappiamo, finalmente HBO Max, ovvero Warner Bros., ha deciso di ricreare un mondo di Harry Potter, in questo caso non più cinematografico, ma televisivo, con una vera e propria serie TV che andrà a racchiudere tutta quanta la vicenda del maghetto con gli occhiali in 7 stagioni ben distinte. Quindi andremo a vedere un vero e proprio macro, micro, gigantesco universo del maghetto con gli occhiali. Ma la cosa che tutti quanti ci siamo domandati fin dall'annuncio è stato: Daniel Radcliffe sarà Harry Potter, o meglio, ci sarà in questo nuovo Harry Potter? L'attore ha finalmente espresso il suo parere inerente proprio a questa cosa, dicendo che molto probabilmente lui non apparirà neanche come cameo all'interno proprio della serie stessa, perché in questo momento non c'è stata nessuna, diciamo, richiesta da parte della Warner stessa di riavere i vecchi attori all'interno della serie TV. Ora, non è detta l'ultima parola, perché potrebbe tranquillamente arrivare poi un'ufficialità più avanti in cui magari nel secondo capitolo troveremo Daniel Radcliffe, o magari, perché no, anche la nostra bellissima Emma Watson, o magari qualcun altro. Questo si vedrà con il tempo. Voi invece cosa ne pensate? Siete d'accordo con questa cosa, ovvero evitare che Daniel Radcliffe o magari qualunque altro personaggio storico della saga di Harry Potter sia all'interno della nuova serie? Oppure vi piacerebbe anche solo un cameo? Io sono per il cameo, sì. Voi fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E mi raccomando, lasciate un mi piace.